Di nuovo buongiorno a tutti, questa è la seconda parte del seminario tenuto oggi a Cassino, e riguarda in pratica due presentazioni. Una prima è dedicata alla sintesi cinematica di questi dispositivi e la seconda invece riguarderà un tentativo di exploitation di un brevetto, insomma, che riguarda questi meccanismi e che è stato sviluppato sempre da noi alla Sapienza. Dunque, ecco, adesso il passaggio importante è più o meno quello che è stato fatto nella parte precedente, cioè, vale a dire, lo ripeto brevemente, immaginiamo di avere un compliant mechanism che potrebbe anche essere in silicio a questo punto. Abbiamo delle parti che sono manifestamente flessibili, in corrispondenza per esempio dei baricentri dei pesi elastici mettiamo delle cerniere e individuiamo quindi un meccanismo articolato classico. Questo meccanismo articolato classico può essere in pratica analizzato con gli strumenti che noi usiamo nella cinematica classica. Quindi adesso qui, insomma, si può fare veramente di tutto, per esempio si può iniziare a calcolare, insomma, come si muove la piattaforma a seconda degli angoli consentiti. Per esempio nella prima parte della presentazione del seminario abbiamo visto che il silicio permette addirittura 20 gradi da un lato e dall'altro, quindi un totale di 40 gradi, e quindi con questa disponibilità nello spazio dei giunti ovviamente abbiamo anche una regione molto interessante di mobilità di tutto il corpo rigido che sarebbe la piattaforma di questo sistema esagonale. Oppure, sempre per questo sistema, se voi immaginate di imporre la condizione che per esempio a voi interessa soprattutto la rotazione e volete tenere questo punto fisso, allora, che cosa succede? Che se immaginate fisso questo punto perché vi interessa solo la rotazione, quindi trovate un bellissimo quadrilatero articolato e quindi può essere per esempio sintetizzato usando l'equazione di Freudenstein, e quindi questa l'avete vista sicuramente nelle lezioni, oltre ad averla vista recentemente in un altro seminario del professor Anger a Roma. E Freudenstein, adesso è inutile che vi ripeto perché comunque è una cosa che avete già fatto con il professor Figliolini, quindi andiamo avanti. Chiaramente è possibile moltiplicare, insomma, tutte le indagini andando a considerare tutte le possibili rotazioni. Potete usare per esempio anche gli elementi finiti, e qui arriviamo a un modellino che fu fatto nel 2003, a quei tempi, diciamo, pur avendo sentito parlare, insomma, di MEMS, il tentativo era sempre quello di usare macchine per asportazione di truciolo, però i risultati furono piuttosto deludenti. Il prototipo del 2003, nylon, presentava delle caratteristiche di discreta mobilità, però chiaramente non era miniaturizzato abbastanza, almeno secondo gli scopi che volevamo. Era un sistema. Scusa, le dimensioni del prototipo? No, questa è carta millimetrata. Quindi è bello grande, insomma. Questo era una parte fatta, insomma, veramente anche molto in prima approssimazione, giusto per vedere. Cioè, in realtà si tratta di un centimetro buono, insomma. E quindi chiaramente questo non è un micro device, l'abbiamo usato come modello, no? Per vedere l'attuazione. In questo caso l'attuazione era tramite dei cavi che potevano essere tirati a seconda delle esigenze per spostare la piattaforma in alto, in basso, ruotando da sinistra a destra. Ecco, ci sono voluti un po' di anni per arrivare al primo prototipo di silicio del 2011, questo è stato fatto proprio in laboratorio da noi, diciamo con il processo di Deep Rye, Deep Rayon Etching, che consiste in un sistema che è in grado di scavare il silicio con step successivi,
Quello che abbiamo noi nel laboratorio di microelettronica è piuttosto piccolino, è un rie semplice, ha scavato per circa 40 micron, quindi non tantissimo, con risoluzione praticamente non particolarmente efficiente, però nonostante tutto, ecco, da questo dispositivo, non so se riconoscete il filmato che vi ho fatto vedere prima, ecco, da questo è stato ricavato proprio il dispositivo, prendendo un wafer dello spessore proprio di esattamente 40 micron, è stato praticamente traforato ed è stato diciamo, ottenuto il meccanismo che poi è stato messo dentro il SEM. Quindi questo è un po' il primo prototipo che abbiamo sviluppato. Vedete, qui ci sono anche i cavi, no? Che originariamente dovevano servire per l'attuazione. Allora, qui vedete queste cerniere, vedete che c'è una configurazione piuttosto strana. Ecco, questo c'è un motivo, in realtà questo è proprio il brevetto che è stato accettato, insomma, in Europa, negli Stati Uniti, poi ve lo farò vedere, che riguarda in pratica l'idea che abbiamo avuto per stabilizzare la posizione del centro delle rotazioni finite tra i corpi adiacenti, cioè quello che vi ho detto prima. Io ho due link adiacenti, ruotano l'uno rispetto all'altro, mi piacerebbe tanto che la rotazione relativa avvenga sempre attorno allo stesso punto, okay? E con queste cerniere riusciamo a farlo, fra poco ve ne parlo. Dunque, altri esempi a cui si pensò sono appunto un'attuazione di robot esagonale a 3 gradi di libertà più il cosiddetto Florida Shoulder. L'idea era quella di ottenere dei combo drive rotazionali, cosa insomma che è avvenuta insomma, soltanto un paio di anni dopo. Quindi abbiamo quindi comb drive, flex ring sono le parti flessibili, più le ancore, vedete le ancore sono fissate alla base, mentre tutta questa struttura, vedete, è sospesa. Non ci sono particolari problemi perché è praticamente super leggera. E sono stati ricavati anche dei dimple per cercare di eliminare problemi di adesione. Ecco, qui una cosa molto interessante è che accade l'opposto di quello che accade nel macro, cioè mentre nel macro se volete far slittare due superfici una rispetto all'altra, nessuno verrebbe in mente di mettere dei chiodini sotto, no? Sarebbe un disastro. Volete una superficie liscia, invece qui no, qui conviene mettere dei dimple, cioè delle ginocchia, cioè delle semisfere di appoggio che possono camminare slittando sulla superficie. Il problema queste dimensioni è che veramente vanno evitati i contatti superficiali perché le forze di adesione diventano enormi. Vi ricordate quello che vi dicevo prima? Questo invece è l'idea del brevetto che fu depositato nel 2008. In realtà questo brevetto vale anche per il macroscopico. Bene, vale anche per il macroscopico, però ovviamente perché no anche per il micro. Quindi l'idea ve la dico in due parole. Allora, dal momento che la precedente ricerca aveva mostrato che prendendo due corpi pseudorigidi, per esempio A e B, la rotazione relativa avveniva più o meno nel baricentro dei pesi elastici della trave curva, allora io ho aggiunto una porzione di superfici coniugate con traccia circolare centro esattamente nel baricentro dei pesi elastici. Chiaro, questa è l'idea. In questo modo ottengo sicuramente un'ottimizzazione della deformazione e per di più, quando diciamo il sistema elastico si azzarda a disubbidire, per così dire, a spostarmi questo centro, intervengono le superfici coniugate. Quindi sostanzialmente l'idea è quella di combinare in un calcolo elastico con
la cinematica tradizionale. Quindi ripeto, insomma, il centro della cerniera o della porzione di cerniera va a coincidere con il baricentro dei pesi elastici dell'elemento flessibile. Quindi questa è stata l'idea che ebbi nel 2008, che ha portato ai brevetti. Dunque, scusami, prego, certo. Ma tu parli di superfici con gas. Sì, no? Perché sono in realtà sono. Sì, lo so perché il vostro professore è molto esperto. Volevo dire, il problema dell'adesione, come si mantiene? Ecco, allora in questo caso è meno grave perché questo è un contatto laterale, non è un contatto. Okay. Sul piano, in contatto laterale, quindi stiamo solo su 40, massimo 200 micron, perché con il DPRIE si riesce a fare 200, e poi questo è un altro problema. Si sente meno. Sì, ma è molto interessante, è estremamente interessante. L'altra cosa che posso dire per rispondere a questa domanda, allora supponiamo di avere il contatto, no? Giusto? Se abbiamo il contatto, che vuol dire? Che questa molla è carica, perché l'abbiamo deformata. Quindi questa molla che cosa fa? Ha l'effetto di ristaccarlo. Capito? Quindi quando rimuovo il carico, c'è una molla pronta, carica, che mi distacca, tende a distaccare di nuovo. Quindi è minimizzato. Perché i profili coniugati intervengono solo quando il centro di rotazione non è più quello. Si distacca? No, in realtà c'è un margine, c'è un gap, però intervengono quando si discosta in maniera notevole. Quando si discosta, allora intervengono le... Però allora, quando intervengono, vuol dire che qui ho caricato la molla. Certo. E quindi ecco, questa è, sì, è un'ottima osservazione, abbiamo riflettuto, e quindi questo è il motivo per cui queste cose, insomma, queste cerniere stanno cominciando a funzionare. Allora, questa parte che vi faccio vedere in realtà l'abbiamo già vista, no? Ve l'ho fatta già vedere prima, c'è qualche dettaglio in più, però insomma il metodo è più o meno quello che vi ho detto prima, solo che questa volta è di DPRIE, ecco, dunque fotolesis. Ah no, questo è ancora basato... Ah ecco, Reactive Ion Etching, e quindi ecco qui, vengono sparati degli atomi che vanno a mangiarsi tutta questa zona da etchare, come si dice, brutto da dire in italiano, ma insomma... quindi mediante cicli successivi di vuoto e di... bombardamento di atomi, vado a mangiare progressivamente questo spessore. Siccome il tempo di commutazione cioè il procedimento è un po' complicato da spiegare, però è noto, insomma, lo trovate veramente descritto ampiamente anche sulle pagine di Wikipedia, per esempio, e dovete cercare Reactive Ion Etching oppure Deep Reactive Ion Etching, guardatelo se vi interessa, è veramente molto bello interessante, è stato brevettato dalla Bosch, e quindi è veramente molto efficiente. Addirittura Bosch afferma di riuscire a etchare 400 micron. 400 micron è tantissimo, quasi, cioè praticamente mezzo millimetro, cioè, quindi è un qualcosa di veramente interessante anche per la microbiologia. E quindi ecco, allora esempio, no? Qui abbiamo il Florida Shoulder e la piattaforma esagonale. Ecco, da qua otteniamo, vedete, questo è il equivalent rigid body mechanism del primo e del secondo. Bene, quindi questa sarebbe l'idea. Chiaramente il processo va in due direzioni. Quindi o vi trovate un meccanismo articolato e poi costruite sopra il sistema compliant, o viceversa, dipende da quello che volete fare, un po' il discorso di analisi e sintesi. Quindi ad esempio, usando le dispense del vostro professore, sintetizzate, che ne so, un meccanismo, e da lì poi costruite un sistema compliant che può essere, diciamo,
ottenuto come per trasferimento dell'immagine su wafer di silicio. Bene. Allora, dunque, adesso comincia una parte sulla quale però vorrei andare molto velocemente. Questa è una parte un po' scollegata al tuo pretesto. Diciamo, facciamo così, cerchiamo di farla molto velocemente. Allora, supponiamo di avere scelto il Florida Shoulder, no? Allora, chiaramente dal momento in cui voi avete il meccanismo equivalente con corpi pseudorigidi, voi avete un meccanismo tradizionale, quindi potete fare tutto quello che avete fatto nell'analisi e nella sintesi dei meccanismi. Per esempio scrivere le equazioni di chiusura, no? Scrivo le equazioni di chiusura, oppure, che ne so, potete introdurre lo jacobiano, no? Professore Figliori. Potete introdurre il vettore generalizzato dello spostamento in E3 e in S3, velocità nello spazio disgiunti, ecco, e da qui ottenere per esempio dei parametri, degli indici di isotropia, come per esempio il kinematic condition number oppure l'isotropia. Ecco, su questo noi abbiamo sviluppato anche un altro filone di ricerca che si aggancia a questo, perché riguarda meccanismi con cedevolezza selettiva, però diciamo questa è un po' un'altra parte che è un po' scollegata con l'argomento principale di oggi, per cui ve la racconto solo brevissimamente e poi passiamo all'ultima parte. Cioè, in sostanza, questa era una vecchia idea di riprendere la matrice di cedevolezza, che è nota in robotica come da questa formula qui, J K-1 J trasposto, e in sostanza andare a considerare la matrice di cedevolezza non tanto come una filiazione dell'isotropia cinematica, quanto proprio un qualcosa di a sé stante. Questo si può fare se voi in pratica rilassate l'ipotesi che la matrice di rigidezza ai giunti non sia una matrice scalare, cioè vale a dire non sia data dal prodotto di una costante per la matrice identità. Allora, se è vero questo, allora l'isotropic compliance, cioè l'isotropia di un funzionamento statico di un sistema è equivalente all'isotropia cinematica. Se invece rilassate questa ipotesi, cioè non è più vera, allora dovete andare a studiare la questione sulla matrice di cedevolezza C. Quindi attenzione, qui adesso mi rendo conto che sto un po' andando fuori dal seminato, per cui vi riassumo veramente in breve qual è lo scopo di questa ricerca. Allora, per esempio il Florida Shoulder, no? Se io applico una forza alla piattaforma, questa piattaforma cosa fa? Come si muove? Chiaramente la risposta alla sollecitazione che dà dalla forza dipende da quanto rigidi sono le aste, no? Le aste flessibili. Quindi usando questi principi di robotica, insomma, che usano gli jacobiani e quant'altro, è possibile andare a studiare tutta questa parte. Quindi si può, cioè non solo di sintesi cinematica, ma anche di analisi, di indici, di cinematica, di statica, dinamica, insomma si può fare veramente tutto. Dunque, questi io direi di sorvolare, perché sono dei risultati ottenuti su questa ricerca qui in particolare. Quando si parla di isotropia, chiaramente voi volete in uno spazio, per esempio se nello spazio dei giunti avete un'ipersfera, nello spazio del moto dell'end effector volete un'altra ipersfera, no? Sostanzialmente è quello che si cerca, per cui abbiamo cercato di ottimizzare ottenendo dei risultati. Quindi io direi di passare immediatamente al risultato, cioè all'ultimissima parte che concluderà. Sì, ma infatti è proprio 25 minuti, è proprio quello che serviva. Quindi l'ultima parte è dedicata all'exploitation dei brevetti che abbiamo sviluppato, di cui ho appena accennato. Quindi ecco, quindi questa è l'ultimissima parte della
seminario di oggi, quindi idee, applicazioni e exploitation, cioè sfruttamento dei risultati. Allora, qui bisogna fare un piccolo passo indietro. Dunque, il brevetto principale, il patent A, che ho chiamato, il numero A, il primo, Selective Compliant Hinge, il principio è quello che vi ho appena raccontato, cioè è una cerniera che si può stampare con tecnologia planare, quindi senza dover fare dei fori, prendere il perno, andarla a rinfilare, niente di tutto questo, può essere anche stampato in modalità planare, che abbia, diciamo, un elemento flessibile, possibilmente una trave flessibile ad asse curvilineo iniziale, più una porzione di coppie profili coniugati che abbiano il centro, nel baricentro dei pesi elastici, della trave curva. Va bene, questo è contenuto in questo brevetto. È stato depositato a spese della Sapienza, per fortuna, perché sennò sarebbe costato un'ira di Dio, sia in Europa che negli Stati Uniti, qui ci sono i dati. E poi, diciamo, fu fatto un secondo brevetto di cui vi accennerò brevemente, ma in questo momento questa è una soluzione tridimensionale, per cui diciamo esula un pochino dal, cioè è molto difficile da fare in silicio in questo momento, per cui per ora questa la lasciamo stare. Quindi diciamo che questi brevetti, ecco, in particolare possono essere sfruttati in varie occasioni. Allora, il primo in realtà non è necessariamente legato alla miniaturizzazione, può essere applicato anche per stappare i tappi delle bottiglie, cioè per mille altre cose, anche a livello macroscopico, specialmente anche il secondo. Però che cosa è successo? Siccome questi brevetti, eccoli qua, quindi il primo in particolare si presta proprio per tecnologia planare, è evidente che può avere un impatto enorme, soprattutto laddove io sono costretto a usare solo quella. Quindi nel caso dei MEMS, dove si usa oggi, che io sappia, principalmente tecnologia planare, questo è l'unico modo per ottenere una cerniera. Che altrimenti io la dovrei disassemblare, oppure potrei ottenere una cerniera usando semplicemente i classici compliant mechanism, quindi con l'asse flessibile, però a questo punto il centro della rotazione relativa, non so dove va a finire, potrebbe spostarsi di molto. Quindi diciamo che in questo momento sono in corso contrattazioni con delle aziende europee che fanno, diciamo, sviluppano questi prodotti, quindi teniamo le dita incrociate. In particolare il primo brevetto, insomma, è quello che, di cui vi ho parlato, cioè consentita sia sostanzialmente una rotazione, perché quando c'è una specie di traslazione oltre alla rotazione, chiaramente subentra il contatto. Allora qualcuno potrebbe osservare una cosa, però: che succede se la forza va nel senso del sollevamento, no? Potremmo perdere il contatto e non avrei più questa protezione. No? È un vincolo unilaterale. Allora, risposta: questo si può fare anche per un angolo superiore a 180 gradi, cioè abbiamo già gli esempi. Quindi, oppure a livello progettuale, siccome io so come andrà utilizzato il sistema, faccio preventivamente un'analisi statica di quelle che facciamo, che avete fatto voi nel corso di meccanica applicata alle macchine, no? E basta mettere un equilibrio statico, un manovellismo, un meccanismo, un codice articolato, e in pratica sappiamo esattamente dove andare a posizionare questa porzione, va bene? Possiamo farlo perché, diciamo, ci aspettiamo che avvenga più o meno lo spostamento in quella direzione, perché abbiamo fatto un'analisi preliminare. Il brevetto B ve lo faccio solo, insomma, vedere brevemente. Questa è una piattaforma nello spazio, in pratica sarebbe una Stewart 3, legs, e qui ci sono le cerniere, sotto ci sono le cerniere, mentre qui ci sono degli elementi
che corrispondono a un giunto sferico sostanzialmente nello spazio, e quindi anche qui si può dimostrare che si hanno tutta una serie di vantaggi per movimentare questa piattaforma. Questa al momento, diciamo, rimane un po' in attesa di qualche così volenteroso, magari anche noi stessi, cioè che, per sviluppare una possibile applicazione. I tempi purtroppo sono molto lunghi, perché per completare tutto l'iter brevettuale ci sono voluti 4 anni, dal primo disegno all'approvazione nel tribunale, insomma, americano dei patent attorney e così via, e quindi insomma abbiamo ancora pare 15 anni di sfruttamento del trovato, quindi insomma, c'è ancora un po' di tempo per... Ecco, questa, come vedete, non è detto che debba per forza essere, diciamo, usata nel micro, no? Allora, per quanto riguarda l'aspetto invece micro, qui diciamo che noi ci sentiamo abbastanza pronti per una possibile exploitation, cioè un sfruttamento reale del trovato, per cui ci stiamo rivolgendo in questo momento al mercato della microelettronica. E chiaramente l'aspetto di design si basa su quello che vi ho appena detto, cioè sull'uso del pseudo rigid body equivalent mechanism, quindi questa è la nostra capacità progettuale, a cui abbiamo anche associato anche una capacità di prototipazione. Va bene, quindi oltre al disegno che rimane di solito sulla carta o sul hard disk, abbiamo anche il prototipo reale. Questo per esempio è un confronto con una moneta da 1 euro, che è uno dei primi prototipi che sono stati ottenuti. Ecco, e qui quest'altra è un po' più nel dettaglio, questa l'avete già vista, però ecco, questa è un'immagine molto carina, perché vi fa vedere cosa avviene durante la costruzione, no? Allora, qui si sta parlando di questa zona, vedete? Allora, se voi interrompete il procedimento di etching con il DPRIE e andate a osservare al SEM che cosa sta succedendo, vedete che il DPRIE, il sistema, scava fino a un certo punto e quindi in qualche modo, vedete, libera la struttura reale. Dopodiché queste placche che rimangono vengono rimosse. Bene, vengono rimosse perché, diciamo, si creano delle placche isolate che poi vengono automaticamente rimosse e rimane sostanzialmente soltanto il device. Chiaramente bisogna fare attenzione, perché le parti ancorate devono essere effettivamente ancorate, quindi io scavo fino a quando non trovo lo strato di ossido. Qui viene usato silicon insulator, praticamente si crea un wafer abbastanza massivo di circa 500 micron, quindi bello grosso di ancoraggio, uno strato di ossido più un altro strato di silicio, quindi io vado in sostanza a etchare sopra e sotto. In questo modo riesco a ottenere una handle, cioè un sistema che mi permette di maneggiare il dispositivo, e sopra impianto il disegno che abbiamo ideato. E chiaramente qui abbiamo, vabbè, se volete c'è anche questa immagine che vi ho fatto vedere prima, è su YouTube, se volete la potete guardare tutte le volte che volete. Magari se avete mettete anche i like, così aumenta la visibilità. Ecco, quindi noi che cosa stiamo cercando così di vendere? La possibilità di avere meccanismi micro, ovviamente, multi degrees of freedom, multi hinge, quindi con molte cerniere, con molti gradi di libertà. Al momento attuale, che io sappia, non esiste nulla del genere nel settore dei MEMS. Esistono solo dei MEMS pazzeschi, con un grado di libertà traslazionale terribili, oppure con 2 gradi di libertà, ma sono dei frigoriferi, delle cose pazzesche, che per ottenere i 2 gradi di libertà usano delle cose veramente improponibili. Per cui qui abbiamo veramente molta speranza di, diciamo, arrivare a qualcosa di interessante. Tra l'altro, fra meno di un mese dovrebbe arrivarci da una nostra
alleata preziosa che è l'FBK di Trento, un nuovo wafer con nuovi dispositivi veramente interessanti. Speriamo che insomma, vada tutto bene e quindi spero di essere in grado insomma, di magari nel futuro proporre sistemi insomma, ancora più bellini, più performanti di quelli che vi ho fatto vedere adesso. Quindi diciamo che le applicazioni nel campo biomedicali sono quindi manipolazione di cellule e tessuti, drug delivery, è molto interessante questo, cioè se no, io vado a posizionare in una zona precisa del corpo un device, questo a ritmi di un giorno, due, quando serve, mi rilascia una quantità di farmaco oppure una sostanza radioattiva che mi si va a depositare, cioè io deposito il device esattamente in quel punto e va a influenzare solo e esclusivamente la zona che voglio curare, insomma pensate quello che si potrebbe fare, quindi strumenti per la chirurgia mini-invasiva, ma non quella che si usa attualmente, per esempio con il Da Vinci, con il sistema Da Vinci che funziona per la laparoscopia, sistemi che usano diciamo che possono essere introdotti anche con un ago, per esempio, dentro un ago, e infine la diagnostica. Di questo diciamo che ne abbiamo, ci sono delle sfide, ovviamente biocompatibilità, l'energia, cioè, ci sono delle sfide molto interessanti da affrontare. Questo è uno degli altri esempi, come vedete abbiamo i comb drive, se ne metto due coppie posso aprire e chiudere il device, questo dovrebbe essere per voi familiare, il quadrilatero articolato, no? Questa roba ancora non è stata pubblicata, quindi la vedete veramente in anteprima. Ci sono ovviamente anche dei problemi quando andate a analizzare i fingers, vedete che ci sono dei piccoli difetti dati dal processo, ma insomma su questo non c'è purtroppo granché da fare. Per esempio c'è lo scalloping, purtroppo deriva dal fatto che è un procedimento che funziona per step successivi, quindi non abbiamo una superficie perfettamente liscia, almeno all'inizio abbiamo delle ondulazioni che si possono misurare, quindi vuol dire che potrebbero esserci delle concentrazioni di degli sforzi. Ecco, qui invece vedete un'animazione, ecco, vedete questa linea di riferimento da 0 a 10 volt, qui i finger chiaramente non si vedono perché è magro, vedete, diciamo, applicando la tensione crescente io riesco a chiudere il, diciamo, la mascella della pinza, questo è stato fatto proprio in laboratorio. E tutti questi esperimenti per noi sono stati veramente molto importanti perché è la prima volta che facciamo cose del genere, perché normalmente si usano comb lineari, noi li usavamo rotoidali senza l'ausilio di una vera coppia cinerale, cioè solo con la nostra cerniera. Durante questo modo vedete che non c'è stato contatto, eh? Ok, quindi vuol dire veramente che ruotava attorno al bacino dei pesi elastici. Prova. Qui si vede ancora meglio forse, vedete? Se provate a discernere, cioè sembra veramente che il gap rimanga invariato, cioè anche qui. Queste sono applicazioni che avete visto nella prima parte, e, diciamo, sono state fatte in collaborazione con la professoressa Rossana Cecchi, che insomma, mi ha aiutato, cioè abbiamo collaborato per un periodo sulla parte di application biomedicale, e chiaramente abbiamo, diciamo, ci siamo divertiti con la fantasia a immaginare tutto l'impatto che potrebbe avere una cosa del genere. Stiamo tentando di prendere qualche soldino dalla comunità europea, però qui non vi dico niente per motivi di scaramantici. Ecco, qui c'è una cosa importante, vedete, vi dicevo, questa qui è questa della placchetta che poi viene rimossa, quindi è inutile scavare proprio tutta l'area, no? Vado a scavare solo il contorno e dopo lo butto via, ok?
Ok, ci sono moltissimi altri problemi, ma insomma, ecco, nel board abbiamo addirittura Philips, Karl Storz e l'Università di Stanford, alcune persone hanno accettato di essere nel board, advisory board, consigliandoci e bacchettandoci quando c'era qualcosa di sbagliato. Abbiamo un buon gruppo, però chiaramente è tutto da vedere, cioè la concorrenza è molto forte. La visione che abbiamo proposto è stata quella di un sistema da laboratorio che mette assieme computational intelligence, cloud computing, wireless, in pratica un sistema che è in grado di manipolare delle cellule, tagliare dei tessuti e quindi avere uno sfruttamento nella medicina, portare qualche soldo e aiutare insomma la public health. E i work package, cioè per chi di voi per esempio è interessato, cioè io una cosa che consiglio è iniziare già a visitare il sito del portale della Comunità Europea, perché se cominciate da giovani avete maggiore familiarità. La Comunità Europea finanzia in vari modi tutti, anche i giovani che vogliono per esempio spostarsi, quindi vi invito a farlo, visitate il sito del portale, perché veramente vi accorgereste di avere delle occasioni veramente importanti di crescita personale e professionale. Insomma, i work package sono stati organizzati in maniera tale da fornire la massima sinergia e ottenere appunto un dispositivo in grado di essere utile al settore biomedicale. Poi c'è anche un minimo di SWOT analysis, non so se l'avete mai sentita. La SWOT analysis è quella che si basa sul strength, weakness, opportunities and threats. Si fa per capire se un'applicazione può avere una certa speranza di essere commercializzata, quindi si utilizzano i punti di forza, quali sono le opportunità che possono nascere, le minacce, che per esempio non so, la competitività eccetera, e le debolezze del vostro progetto. Ora ho veramente finito, grazie di nuovo a tutti quanti e ripeto, qualsiasi domanda sono molto contento di rispondere.